Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio un video un po' particolare. Vi voglio fare vedere cosa ho comprato negli ultimi giorni di questo periodo con gli sconti. Ho preso davvero parecchie cose, davvero parecchi vestitini e adesso ve li faccio vedere. Allora, il primo vestitino che ho comprato è questo in un negozio vero e proprio. Molto molto bello è questo vestito qua, spero che voi lo vediate. È questo colore qui, grigio, con questa fantasia di fiorellini rossi con le foglioline verdi. Qui in vita, come vedete, è più stretto e poi va giù lungo, e qui vedete alla prima balza che finisce e poi c'è subito la seconda. È davvero molto carino, si chiude con un bottoncino qui dorato e ha questo appunto buchetto e mi piace davvero tantissimo ed è molto molto carino. E l'avevo pagato sui 20 euro in un negozio che si chiama Da Valentina, che appunto è qua da me. Poi vi faccio vedere sopra a questo perché non ho un altro appendino. Mi sono comprata questo tubino qui nero. Come potete vedere, è un tubino molto molto semplice in raso nero. Qui ha questa striscia tipo come se avvolge. E qui ha questa doppia gonnellina che viene fuori, è lungo fino alle ginocchia ed è davvero molto molto bello e elegante, anche se per il momento non ho ancora avuto modo di indossarlo. E come marca è quella della Rinascimento, quindi purtroppo non ho ancora avuto modo di usarlo. Poi un'altra cosa carina che mi sono comprata, visto che io di gonnelline non ne avevo, mi sono presa una gonnellina molto molto semplice, di quelle che arrivano fino al ginocchio, carina, con questa fantasia qua, come potete vedere, è morbidissima e mi sembra sui 6-7 euro in una bancarella del mercato e la sto adorando. E con questa avevo preso delle canottiere che adesso vi faccio vedere per appunto metterla ad operarla insieme. Allora, le canottiere non le ho qui, ma eccola qua, una è per esempio questa, perché è tutto messo in ordine. Questa di questo rosa pallido, con tutte queste borchiette e queste perline, davvero molto molto bella, molto carina. E un'altra era una classica canottiera di The Zenith, che però non ho qua. Poi un altro vestitino che vi faccio vedere è questo, sempre preso in una bancarella del mercato, eccolo qui, è di questo colore beige. La particolarità, più che davanti, è più sul dietro, perché ha questo nastrino fatto che racchiude appunto due spalline fatto come vedete con tutte queste perline in legno beige. Viene anche questo molto aderente e alla fine ha questo pezzo qua semi-trasparente come finitura finale. Anche questo è molto bello, molto più aderente di tutti quegli altri. Anche questo l'ho pagato sui 10 euro in questa bancarella del mercato. Poi ho preso un po' di tempo fa a OVS questa camicetta qua. Queste sono di quelle camicette che vanno giù belle larghe, che si girano sulle maniche, di questo bellissimo color acquamarina che trovo molto bello per quest'estate. L'ho già messa un po' di volte e mi piace davvero tantissimo. Sono andata da OVS giù da mia zia, perché come sapete ero là in vacanza, e ho preso una maglietta a 5 euro perché era super scontata, ed è questa maglietta qua che, come vedete, non ha davvero niente di che, se non che dietro ha questa particolarità qua, che fino a metà è in stoffa e dopo ha la parte trasparente, come vedete, e il dietro, adesso cerco di farvelo vedere, è molto più lungo del davanti e mi è piaciuta subito. L'ho indossata con i jeans perché quella sera faceva un po' freddo e cade veramente molto molto bene e mi piace il risultato. Poi un altro vestitino che ho pagato 10 euro ed è quello che sto adorando tantissimo, è questo vestito qua. Allora, questo vestito qua, come vedete, ha due spalline, qui ha questa non ricciatura, ma questa bordura fatta così molto ampia, è stretto in vita e va giù con la gonnellina che adesso vi faccio vedere, molto molto semplice, e arriva anche questo al ginocchio ed è molto bello. Dietro
È così, molto molto semplice, ma con questa fantasia di bianco con fiori rossi e blu, secondo me è molto molto estivo. Non ho ancora avuto occasione di metterlo perché appunto l'ho appena comprato, ma lo voglio utilizzare subitissimo. Non ultimo, ho ancora questo vestitino e un altro. Vi faccio vedere un altro vestito preso sempre alla bancarella al mercato, sempre 10 euro. Questo vestitino qui, questo blu notte, blu veramente scuro. Qui in vita questa fascia qua, molto carina, tutta quanta decorata, che stringe appunto la vita e poi va giù, come vedete, sotto a la stoffa e sopra è così tutto trasparente, va giù. Adesso vi faccio vedere, che non so tanto come farvi vedere perché aspettate, cioè, ve lo tiro su così e va giù molto molto più ampio, molto più lungo ai lati e dietro, quindi mi piace davvero tantissimo. Adesso magari da dietro ve lo faccio vedere così, non che questo non ho avuto ancora modo di usarlo perché l'ho appena preso, non ho avuto grandi occasioni, però mi piace davvero tantissimo e c'erano di tanti colori, ma io appunto ho scelto questo perché mi sembrava più adatto a me. Poi vi faccio vedere una canottiera che ho preso sempre da OVS, che questa è la nuova collezione, questa qua. Il davanti è tutto quanto a righe rosa e turchese, dietro invece è tutto quanto pizzato con un motivo di fiorellini che però non sto qua a disfare proprio perché mia mamma le ha anche appena stirate e sinceramente non mi sembra giusto. Poi, vabbè, vi faccio vedere una maglietta veloce che ho preso dalla Hollister, praticamente questa maglietta nera con la scritta Hollister, pagato 24 euro, abbastanza, però appunto mi piaceva tanto. E poi vado a prendervi l'altro vestito e poi, anzi no, vi faccio vedere ancora anche questa maglietta qua che ho preso, che mi piace tantissimo. È questa maglietta qua, rossa, che va stretta in vita e ha le manichette tutte belle trasparenti, come potete vedere. Ed è molto molto carina. E questa l'ho usata anche quando sono andata a Napoli, l'ho presa un po' di tempo fa, con un paio di pantaloni neri sotto, davvero un bell'effetto. Adesso vado a prendervi l'altra maglietta così vi faccio vedere tutto. Ecco qua l'ultimo vestito, è sui toni appunto di questo marroncino, mi piace tantissimo e questo l'ho portato davvero tantissimo. Qui come corpetto ha questa base qua tutta quanta lavorata, che bisogna stare anche attenti perché si tirano davvero i fili, quindi appunto bisogna dare un occhio, molto molto bello. E poi va giù qui, è più stretto in vita e va giù bello ampio finché giù in basso ha queste... Questa rifinitura a doppia pence è davvero molto molto bello, mi piace tantissimo. Anche questo ho pagato sui 10 euro alla bancarella. Poi andiamo di là, ecco qui visto. davvero l'ultimo. Non fate caso, ma è che è appeso su insieme a questo qua bianco che è di mia mamma. Eccolo qua, questo è l'ultimo, ha tutto questo corpetto nero e poi sotto ha questa gonna nera con tutti questi fiori, davvero molto bella. Qui appunto stringe un po'. E è molto più corto perché viene sopra il ginocchio rispetto agli altri, davvero molto molto bello, io questo lo adoro tantissimo. Poi vabbè, vi faccio vedere veloce quello che si è presa mia mamma, quella magliettina tutta quanta con la sottoveste pizzata, davvero carinissimo. Questi sono tutti i vestitini che mi sono presa alle bancarelle del mercato, tutti a 10 euro, avete visto le magliettine dell'OVS, la gonna. Spero che questi acquisti vi siano piaciuti, se vi piacciono pollice in su, io vi mando un bacio a tutti.